citata durante il video e ora la spiego. Questa è la variante creata da Brian Train, che è l'autore di Distant Plane, coautore di Distant Plane, l'autore di Colonial Twilight, per giocare in maniera i coin in due in maniera differente a quella descritta nel regolamento. Il regolamento, io ne ho parlato sul video, descrive anche come giocare in due o tre persone i coin, ma devo dire che quella modalità a me personalmente non piace, per chi è curioso la trovate nel regolamento. Invece propone quest'altra modalità. Quello che vedete è praticamente il diagramma delle azioni di Colonial Twilight. Colonial Twilight è un coin per due giocatori, quindi il diagramma è leggermente differente, ma fondamentalmente, una volta spiegato, neanche tanto. Ogni giocatore dovrà prendere le due fazioni in base a come indicato nel regolamento del gioco. Quindi, per esempio, per Distant Plane, un giocatore potrebbe avere il governo e la coalizione, e l'altro i talebani e i warlord. E il mio consiglio è di mettere le due pedine di ciascuno di essi fisicamente una sull'altra, così a colpo d'occhio io so quali sono le mie fazioni. Dopodiché, iniziando con il giocatore all'inizio della partita e dopo ogni carta propaganda, il giocatore che ha le due fazioni insurrezionaliste, quindi talebani più warlord, mette le sue pedine su first eligible e l'altro giocatore su second eligible. A quel punto, a ogni turno, il primo giocatore a giocare è quello che ha le proprie pedine su first eligible, ma delle proprie pedine viene attivata, secondo l'ordine delle fazioni descritto sulle carte evento, quella più a sinistra. Dopodiché il secondo giocatore giocherà. Il primo giocatore può scegliere uno di questi 5 spazi, che sono familiari perché sono gli stessi del gioco base. Il secondo giocatore dovrà porre la propria pedina, quindi la propria pila delle due pedine, su uno spazio adiacente a quello scelto dal primo giocatore. Per cui, ad esempio, se il primo giocatore avesse scelto Execute Limited Hop, il secondo giocatore potrebbe mettere la sua pedina qui, qui o qui. Se confrontate questo diagramma con quello presente nei normali giochi coin, vedete che praticamente è lo stesso. Cioè, questo discorso delle adiacenze simula il fatto che una volta posizionata nel diagramma coin normale la prima pedina, la seconda deve andare sulla stessa linea. Una modifica da fare all'ordine di gioco all'ordine del turno è che dovrà essere mostrata sempre soltanto una sola carta ogni turno, quindi non si dovrà vedere quella del turno successivo. Una volta risolte le due azioni, l'ordine di eleggibilità per il secondo turno, cioè per il turno successivo, sarà indicato dal colore delle azioni scelte. Cioè, se quello che era il primo giocatore ha scelto uno spazio grigio, resterà comunque primo giocatore. Se invece il primo giocatore ha scelto uno degli spazi giallini, diventerà secondo giocatore. Ora, in questo diagramma non è chiarissima la cosa, ma se lo confrontaste con qualche immagine di quello di Colonial Twilight, si vedrebbe che in Colonial Twilight il primo giocatore ha lo sfondo grigino e il secondo giocatore ha lo sfondo giallino, quindi lì sarebbe palese. Nel caso in cui il primo giocatore passi, in base a quello che sceglie il secondo giocatore, si determina l'ordine di gioco, cioè se il secondo giocatore sceglie un giallo resterà secondo, se sceglie uno dei due bianchi diventerà primo. Se entrambi i giocatori dovessero passare, l'ordine di gioco resta invariato. Vi inquadro tutto il testo di spiegazione, così potete fare un fermo immagine e leggervelo. E comunque poi nei commenti al video metterò il link a questo file.